La settimana santa, la settimana di passione, comincia a Betania, nella casa di Lazzaro, di Marta e di Maria. A Betania Gesù si sente a casa. Ha sempre avuto bisogno di questi amici, ha sempre avuto bisogno di un'accoglienza speciale. E oggi ha proprio bisogno di Maria, della sua audacia, della sua femminilità, della sua tenerezza. Maria compie un gesto che racchiude in sé un rischio, perché cosparge i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. C'è una sensualità profonda e pura, una sensualità femminile che tanto fa bene a Gesù. Eppure i discepoli ne rimangono scandalizzati. Giuda, che grida «Questi soldi andavano dati ai poveri», strumentalizza i poveri. I discepoli non sono da meno. Nessuno incoraggia questa donna. La passione inizia proprio in questo modo, con il versare lacrime su Gesù. Sono le lacrime di Maria, ma sono anche le lacrime della Chiesa penitente, della Chiesa capace di prendere consapevolezza dei propri peccati, della Chiesa umile, della Chiesa che si mette ai piedi di Gesù, della Chiesa che sa riconoscere quello che Gesù sta facendo per lei. Prima delle lacrime di Pietro, delle lacrime del tradimento, ci sono le lacrime di Maria. Sono le lacrime che coinvolgono Gesù nel mistero pasquale. Sono le lacrime che cominciano la Settimana Santa. Così ha inizio la storia della nostra salvezza.